Bene, buonasera a tutti, grazie di essere qui, continuare questo nostro viaggio nel tempo, nella 12ª edizione del Festival della Scienza che ci sta regalando delle grandi soddisfazioni di pubblico, di coinvolgimento, di partecipazione a tutti i livelli, dai bambini, dalle scuole, al pubblico adulto. Questa sera ho l'onore e il piacere di più che presentare, perché sarà molto più competente di me, Riccardo Musenich, che presenterà Roberto Battiston, ma ho il piacere personale e anche quello del festival di salutare e di ringraziare Roberto Battiston, che è un carissimo amico del festival, è uno dei veterani sicuramente, uno dei maggiori sostenitori, è stato anche nel comitato scientifico del festival e che adesso presiede l'Agenzia Spaziale Italiana con uno straordinario impegno che lo ha sempre caratterizzato in tutte le sue attività di ricerca ma anche di divulgazione. Con Roberto io ho fatto una piccola parte, lui era il conducador di un gruppo non facile da gestire, una bellissima mostra a Roma, Astri e Particelle, ed è uno degli scienziati che davvero si prodigano, si mettono in gioco, credono che la divulgazione scientifica sia fondamentale, la divulgazione scientifica e anche quella tecnologica ovviamente, sia fondamentale per un coinvolgimento di carattere conoscitivo, sociale, ma anche per dare il senso degli investimenti che noi chiediamo al pubblico e al privato, e quindi proprio in questa avventura che lui sta attraversando, se posso permettermi di usare questo termine, credo che ci possa testimoniare anche per questa parte il suo impegno. Il tema, come leggete alle mie spalle, è scudi magnetici per viaggi interplanetari, e possiamo liberare la fantasia per qualsiasi sogno o qualsiasi proiezione nel futuro. Quindi io ringrazio moltissimo Roberto e anche Riccardo, e gli passo immediatamente la parola perché farà una breve presentazione della lezione di questa sera del professor Battiston. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie, buonasera a tutti. Immagino che molti di voi abbiano almeno una volta nella vita, magari quando eravate bambini, accarezzato l'idea di fare un viaggio interplanetario, che so, per andare ad ammirare le desolate lande di Marte, o per toccare con mano e vedere come sono fatti gli anelli di Saturno. Bene, questo per il momento non è ancora possibile. Nonostante alcune sonde mandate da noi umani siano ormai andate ai confini e oltre i confini del sistema solare, i viaggi di esseri umani, viaggi interplanetari di esseri umani, viaggi nello spazio profondo, esistono per il momento soltanto nei libri e nei film di fantascienza. Ma perché ancora non si fanno? Beh, possiamo ipotizzare, forse la tecnologia non è sufficientemente sviluppata? D'accordo, però pensiamo che sono passati 45 anni da quando il primo uomo ha messo piede sulla Luna e consideriamo che ci sono sonde robotizzate che viaggiano sul suolo marziano e ci sono sonde che stanno esplorando le lune di Giove. Possiamo pensare che siano i costi troppo elevati? Beh, certo, questo potrebbe essere un motivo del tutto sensato. Ma c'è un'altra ragione, ed è il fatto che lo spazio profondo è un ambiente non adatto alla vita umana, un ambiente difficile, ostile. Ci sono molti pericoli, alcuni li possiamo facilmente immaginare, pensiamo all'impatto con piccoli asteroidi che potrebbero distruggere la nostra astronave, ma ce ne sono altri più subdoli, ma ugualmente letali. Il principale argomento della conferenza di oggi è proprio una di queste minacce, nonché le possibili contromisure che possiamo prendere per evitarla. Ci parlerà di questo Roberto Battiston,
presidente dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana. Molti di voi lo conoscono forse anche perché aveva una rubrica sulle scienze, sulla rivista Le Scienze, Astre Particelle, e tiene tuttora un blog sul sito delle scienze. Bene, Roberto Battiston è la persona giusta per parlare di questi argomenti, ma non in quanto è presidente dell'ASI, ma perché è un fisico che da decenni svolge ricerche nel campo delle astroparticelle. Cito due esperimenti ai quali ha collaborato, che sono AMS e AMS-2, quest'ultimo attualmente in funzione sulla Stazione Spaziale Internazionale, e entrambi volti a comprendere la composizione dei raggi cosmici. Inoltre, da alcuni anni, Roberto Battiston studia le future tecnologie per proteggere gli astronauti dal continuo bombardamento di raggi cosmici durante lunghi viaggi nello spazio profondo. Perché dico studia e parlo al presente? Perché nonostante gli impegni, gli ovvi impegni dovuti al suo incarico di presidente dell'ASI, impegni che potete immaginare, non ha perso la passione per la ricerca scientifica e riesce ancora oggi a ritagliare un po' di tempo da dedicare al progetto sugli scudi magnetici di cui ci parlerà. A te la parola, Roberto. Grazie. Grazie Riccardo. Grazie al Festival per questo invito. Ho un po' cambiato il titolo perché, visto che si deve un po' sognare e immaginare, vi racconterò qualche altra storia, sempre legata all'esplorazione spaziale, e spero con questo di aiutarvi a capire che cosa vuol dire veramente viaggiare nello spazio. Ci sono stati uomini, e von Braun è fra questi, che hanno immaginato molti anni fa come fare ad andare nello spazio. Questa è un'immagine originale di un libro di von Braun, The Mars Project, in cui per esempio si vede come per arrivare nello spazio von Braun pensava a una serie di stazioni di rifornimento, come sull'autostrada, no? Ogni tot milioni di chilometri un punto in cui rifocillarsi, ricaricare le batterie, ricaricare i propulsori. E nel 52 von Braun, sempre in questo libro, immaginava una flottiglia formata tra l'altro di alcune astronavi con delle grandi ali. Ovviamente pensava di atterrare su Marte con queste specie di alianti, con delle parti che trasportavano appunto le riserve, delle parti per atterrare. È interessante vedere come pensava von Braun la missione nel 52. Guardate alcuni numeri: 70 persone di equipaggio, un po' come il numero delle caravelle di Colombo, 963 giorni nello spazio, quindi stiamo parlando di quasi 3 anni, 37.000 tonnellate di peso complessivo, quindi tanta roba. Tenete conto che uno shuttle metteva in orbita 20 tonnellate di materiale. E numero di lanci richiesti per preparare e assemblare questa flottiglia in orbita bassa intorno alla Terra, 950 lanci. Lo shuttle fino adesso aveva fatto, prima di andarsene in pensione, 134. 35. E la Soyuz e il Proton, che sono quelli che maggiormente hanno lanciato, ne hanno fatti 1500 complessivamente nel giro di una cinquantina d'anni. Bene, lui pensava a 950 lanci. Benissimo. Sempre nel 52, nuova versione, evidentemente raffinato alcuni concetti, meno spacecraft, sempre uno con le ali e uno senza. In questo caso stiamo parlando nel 56, qualche anno dopo, di 12 persone, già cambiato completamente l'impostazione, sempre 963 giorni di missione, quindi sempre molto lunga,
3.400 tonnellate, 10 volte meno, erano molti meno gli spacecraft, e 400 lanci per mettere in orbita e mettere assieme tutta questa roba. Questo negli anni 50, sono 60 e passa anni fa. Oggi cosa abbiamo fatto di tutti questi sogni di von Braun? Beh, avevamo lo shuttle, che ha fatto la storia dello spazio, una macchina complessa, ne abbiamo lanciate 134, ne avevamo 4 a disposizione, poi se ne è esplosa una, l'abbiamo riparata, poi se ne è rotta un'altra, vi ricordate? Quindi una flottiglia di 4 macchine con le ali, perché rientrava volando nell'atmosfera, rientrando ad altissima velocità. E abbiamo costruito, dico al plurale perché è il risultato di un grandissimo sforzo internazionale che coinvolge Russia, America, ma l'Europa, ma l'Italia in modo particolare, la Stazione Spaziale Internazionale, grande come un campo da calcio, con una massa di 280 tonnellate, 280 tonnellate, quindi molto meno di quello che anche nella seconda versione von Braun aveva ipotizzato per andare su Marte, ha un volume abitabile di circa 360 metri cubi, insomma qualche appartamento per intenderci, uno spazio non misura i metri quadri perché può arrampicarsi in tutte le parti, quindi la superficie abitabile è molto di più che sulla Terra a parità di volume, però ecco, parliamo di 360 metri cubi, e questo rappresenta lo sforzo di un ventennio abbondante, costata 100 miliardi di euro, uno sforzo colossale, funziona molto bene, giorno e notte, ha 7 astronauti a bordo, fra poche settimane Samantha Cristoforetti sarà la prima donna italiana che l'Agenzia Spaziale Italiana manderà in orbita su questa stazione spaziale, rappresenta il top di quello che nello spazio, l'esplorazione abitata nello spazio rappresenta oggi, solo per mostrarvi che nonostante questo eccezionale risultato è piccola cosa rispetto che von Braun aveva concepito in modo visionario naturalmente 60 anni fa. Dalla stazione spaziale si vedono queste meravigliose immagini. Questo è l'esperimento AMS a cui Riccardo ha fatto prima riferimento, che prende dati dei raggi cosmici. Questo è il main truss, il principale asse su cui sono montate gli esperimenti, nonché le grandissimi pannelli solari che danno energia alla stazione spaziale. Questa è la Terra con un sottile strato di atmosfera. Questo è quello che siamo riusciti a fare in questi 50-60 anni. Il futuro è pieno di idee, suggerimenti, ipotesi, tornare sulla Luna, andare su Marte, sviluppare i privati per abitare lo spazio per motivi di turismo spaziale, andare nello spazio profondo, catturare un asteroide, sono varie ipotesi, alcune delle quali raggiungeranno lo stato di realtà. Ma ad oggi l'unica struttura importante di esplorazione umana nello spazio è e rimane la Stazione Spaziale Internazionale. Questo è un esempio di una missione che la NASA sta contemplando per andare su un asteroide e portarlo, defletterlo, per portarlo in vicinanza della Luna e studiarlo. Vi ricordo che Rosetta, che invece è una missione non abitata, un robot, porterà il suo piccolo lander file ad atterrare sulla prima cometa della storia dell'uomo il 12 di novembre. Vi avverto, è meglio che andare al cinema, quel momento sarà un momento fantastico perché per la prima volta nella storia dell'uomo un oggetto artificiale atterrerà su una cometa. E questo sarà qualcosa in cui l'Italia e l'Agenzia Spaziale Europea hanno contribuito tantissimo. Bene, ma come diceva Riccardo nell'introduzione, lo spazio non è un luogo fatto per noi umani, è pieno di cose misteriose, di cose pericolose, qui mostriamo in modo artistico ma efficace gli anelli di asteroidi che riempiono le parti del sistema solare dove non si sono formati i pianeti. Ce ne sono almeno una grande zona di sassi, di milioni, miliardi di sassi che non si sono coagulati nel momento giusto per formare un pianeta. Ma soprattutto lo spazio
è un luogo inospitale, perché se parte il video sono più contento. Queste sono cose che sono accadute veramente. Il 15 marzo 2013, alle 6 del mattino, il sole ha emesso un piccolo sbuffo, che però ha raggiunto la distanza di Venere, di Mercurio, e questo sbuffo era un'esplosione di un brufolo solare, una sunspot, questa qui, che è grande quanto la dimensione della Terra. Questo piccolo sbuffo ha fatto quello che è successo. Il vento solare, i raggi cosmici prodotti da questo sbuffo di particelle, per 2 giorni ha viaggiato verso la Terra. Arrivata alla Terra, l'ha investita, il campo magnetico terrestre ha deflesso quasi tutte queste particelle, ma nel cielo a nord e a sud le aurore boreali sono state violentissime, perché la ionizzazione di questa quantità di raggi cosmici ha creato questi fenomeni. Sulla Terra noi abbiamo il pianeta che ci protegge, l'atmosfera, che sono 3,5 metri di alluminio equivalente sulla nostra testa, il campo magnetico, tutto questo riduce ad un fattore almeno 100 la dose di raggi cosmici che abbiamo nello spazio. Ma se fossimo in un viaggio su Marte, verso Marte, che dura circa un anno, che cosa proteggerebbe gli astronauti che sono in viaggio da questo tipo di fenomeni? Questa è la domanda a cui cercheremo di rispondere. Noi non siamo fatti per la radiazione. La radiazione ci trapassa, in questo momento mentre vi parlo, ciascuno di voi avrà almeno 1 o 2 muoni che stanno arrivando dal cielo, che li attraversa, non ce ne accorgiamo, le nostre cellule sì, perché quando passa una particella ionizzante danneggia, rompe, distrugge qualche legame chimico. E queste qua sono delle immagini di cellule sottoposte a raggi gamma, come quelli che si trovano in certi trattamenti medici, o raggi tipo muoni, addirittura dei tipo ioni di ferro. Vediamo che le particelle o interagiscono puntualmente creando un danno, questi punti verdi dove la cellula ricomincia a ripararsi, o creando delle striscioline, proprio dei passaggi delle particelle. Le nostre cellule sono veramente, il nostro corpo è una cosa fantastica, si autoriparano dalla mattina alla sera, quasi sempre correggono questi errori. Il fatto che siano verdi è una tecnica medica e biologica che mostra un particolare tipo di molecola che è caratterizzante da un processo di riparazione cellulare. Il DNA si ripara. Se delle due eliche ne rompiamo una particella la tronca, un legame, fa saltare un aminoacido, il DNA da solo, copiando all'inverso l'altra fetta dell'altra parte del DNA, data l'unicità di collegamenti, si autoripara. Quindi quasi sempre noi ci autoripariamo, ogni minuto della nostra vita parecchie cellule si autoriparano, ma siamo fatti per un ritmo di danneggiamento limitato, tipico del pianeta Terra. Siamo evoluti sotto un'atmosfera, sotto un campo magnetico, e quindi siamo capaci di resistere molto bene a una tenue dose di radiazione ambientale. Ma nello spazio abbiamo almeno 100 volte maggiormente un danno di radiazione, e allora il problema diventa più significativo, può diventare molto serio. Nello spazio noi abbiamo 2 tipi di radiazione. Quella del Sole, che ogni tanto manda fuori queste esplosioni, sono particelle protoni, elettroni, di energia abbastanza bassa. Si chiamano mega electron volt come livello energetico, e si possono fermare con relativa facilità. Basta mettere una barriera di pochi centimetri di piombo o di alluminio e queste particelle vengono fermate. Ma poi ci sono i raggi cosmici, che sono sempre protoni, elettroni, ma anche ioni di ferro, ioni di carbonio, ioni di ossigeno. Cioè, tutte le particelle stabili della tabella degli elementi, completamente ionizzate, che vengono accelerate dai processi di esplosione stellare e riempiono, come avete visto, lo spazio circostante. Questi sono difficilmente fermabili, sono molto più energetici, e poi alcuni di questi, tipo il ferro, ce n'è poco, ma ha una carica elettrica molto alta, fa molto danno,
per cui sostanzialmente il contributo al danno da radiazioni dovuto ai vari nuclei dei raggi cosmici, dall'idrogeno, elio, fino al ferro, al cobalto, è più o meno simile a seconda di quanti ce ne sono e a seconda di che carica essi hanno. Questi ci bombardano regolarmente. In questa stanza non ci sono ioni di elio, non ci sono protoni dei raggi cosmici, non ci sono ioni di ferro, ci sono solo muoni. Ma là fuori ci sono tutte queste particelle di alta energia che non hanno ancora sbattuto contro l'atmosfera, non sono ancora state bloccate dal campo magnetico. E quindi noi dobbiamo proteggerci sia dai raggi del Sole, dai fenomeni solari, sia dai raggi cosmici, e sono i secondi, i più difficili da schermare. Questo grafico mostra in modo più preciso di cosa sto parlando. Se ciascuno di noi prende una dose di radiazione annua, che in certe unità è 1, tutti noi prendiamo mediamente per i muoni, per il radon, per qualche esposizione a una radiografia X, una dose media annua tipica della popolazione, che in certe unità è 1. Bene, chi va sullo shuttle per una dozzina di giorni si prende una dose che mediamente è 20 volte più alto. Chi sta sulla Space Station per 6 mesi, ormai abbiamo parecchi astronauti che ci sono stati, prende una dose che è circa 200 volte più alta. Chi andrà su Marte, stando fuori 2 anni, prenderà una dose che supera quello che si ritiene un valore massimo affidabile della carriera di un astronauta. Sopra il quale cosa succede? Succede che si comincia a essere misurabile il danno professionale, si comincia a quantizzare in termini di quanti anni di vita uno perde mediamente dovuto a un tumore mortale, una volta che supera questo limite. Quindi si comincia a percepire un effetto vero di un danno, e vedete che in futuro sicuramente passeremo questa soglia. Questo, tra l'altro, è interessante notare, è diverso questo limite per uomini e per donne, per adulti, per persone più anziane, per persone più giovani. Sapete che in un anziano i tumori si sviluppano lentamente, perché sono anomalie nel processo moltiplicativo delle cellule, che in una persona adulta anziana è più lenta che in un giovane, in un ragazzino. Ecco perché per alcuni ragazzini alcuni tumori sono devastanti, lo stesso tumore per una persona anziana non lo è più. Bene, non è da stupirsi quindi che se prendo un astronauta che non fuma e diciamo è più anziano, può stare nello spazio 350 giorni prima di raggiungere quel limite di cui parlavo prima. Un astronauta più giovane a 35 anni, 271, ma se è donna questo limite crolla a 187 giorni, in meno di un anno, e se è più anziana 277, perché l'organismo femminile ha alcune parti che sono più sensibili, specie negli organismi più giovani, al danno da radiazione. Quindi è sicuramente un fenomeno che limita l'accesso allo spazio a meno di un anno, e poi fa differenza fra uomini e donne. Già adesso, nell'insieme di astronauti che abbiamo, più di 250 persone che hanno volato, la dose che è stata accumulata e conseguentemente la percentuale di probabilità di prendere un cancro che porta alla morte precoce della persona in questione raggiunge per alcuni 0,5%. Non è tanto, ma è perché non abbiamo ancora iniziato a superare quel famoso limite di cui vi parlavo prima. Quindi già adesso alcuni astronauti che sono rimasti magari un anno nella stazione spaziale, a 2 riprese, hanno avuto un po' di X-ray scan e hanno fatto vari tipi di procedure, hanno raggiunto dei valori che cominciano ad avvicinarsi alla soglia del pericolo, che in queste unità è 3% di probabilità di perdere degli anni di vita per il cancro, è ritenuto la soglia sopra la quale non è il caso di andare. E voi dite benissimo, ma le particelle si possono schermare, così come la nostra atmosfera ferma quasi tutto, basterebbe metterci qualche metro di alluminio per bloccare le particelle anche là fuori. Verissimo. Il problema è che il peso nello spazio gioca un ruolo determinante. Noi non possiamo permetterci di schermare l'abitacolo degli astronauti nello spazio come facciamo
con le protezioni per coloro che fanno le radiografie negli ospedali, 2 metri di vetro, di cemento al piombo. Non possiamo permetterci di metterci nello spazio queste cose. Nello spazio gli schermi sono per loro natura sottili. In queste unità, che sono un modo per commisurare lo spessore dello spazio, le strutture che sono fra 2 e 6 centimetri di alluminio, quindi le strutture tipiche delle pareti delle astronavi sono fra 2 e 6 centimetri di alluminio, hanno questo strano effetto, rappresentano una schermatura sottile contro cui le particelle che bombardano la navicella non diminuiscono ma aumentano. Perché? Perché producono dei secondari, ne arriva una, ne escono 3. Per cui questa riga rossa, che rappresenta il totale, che è la somma di vari tipi di particelle, alcune esistenti nello spazio, altre prodotte nell'interazione con la struttura, raggiunge, guarda caso, un massimo proprio nella zona caratteristica del filtraggio dovuto allo schermo passivo che è rappresentato dall'astronave. Quindi è controintuitivo, ma mettendo un'astronave già peggiora un po' la situazione. E quindi dobbiamo inventarci uno scudo più intelligente di quello passivo. Ci viene in aiuto il concetto di campo magnetico. Quando una particella carica, come sono quelle che sono nello spazio, sono solamente particelle cariche, protoni, elettroni, nuclei di ferro, di carbonio, di ossigeno, incontra un campo magnetico e deflesso, forza di Lorentz. Se io posso fare un campo magnetico grande a sufficienza e intenso a sufficienza, riesco a deflettere qualsiasi particella e al centro posso fare una bolla libera da particelle. Di fatto la Terra in grande fa questa cosa, col dipolo magnetico del campo magnetico terrestre, ci scherma in modo apprezzabile, molto significativo, non ai poli, in cui il campo magnetico è messo male, perché è messo nella direzione radiale, ma all'equatore, alle nostre latitudini, scherma molto bene i raggi cosmici che non riescono a penetrare venendo da fuori. Questo è un contributo importante, oltre all'atmosfera, alla protezione che abbiamo. Bene, per poter fare un campo magnetico grande nello spazio e senza consumare troppa energia, ricorriamo alla superconduttività, qui a Genova con la Columbus Superconductor e con l'ASG sapete di cosa stiamo parlando, i superconduttori a Genova sono di casa. Bene, un superconduttore è un materiale tale che può portare tantissima, se è freddo, opportunamente freddo, può portare tantissima corrente senza perderla, molta di più di quanto ne possa portare il rame. Questo è un rapporto di volume di cavo necessario per portare di 12.500 ampere nel rame. In un superconduttore, il rame, se io smetto di metterci l'alimentatore, si ferma subito perché si scalda. Il superconduttore, se smetto di metterci l'alimentatore, continua a girare all'infinito perché è un superconduttore a zero resistenza. E quindi vedete il vantaggio di una cosa come questa nello spazio: basso peso, basse potenze, grandi campi magnetici. È lo strumento con cui si può ipotizzare di fare un grande magnete superconduttore. Sulla Terra queste cose si fanno già. Questa immagine mostra il più grande magnete superconduttore che c'è al CERN, è l'esperimento ATLAS, uno di quelli che ha scoperto la particella del bosone di Higgs. E vedete la persona, l'uomo, le dimensioni di cui stiamo parlando, le bobine superconduttrici. Questo è un campo che si chiama toroidale, è un campo magnetico che corre intorno in questo modo e serve a misurare le particelle che, prodotte al centro di questo volume, dai fasci che si incontrano, prodotte mentre escono, vengono piegate, venendo piegate vengono misurate la loro direzione e si capisce quanta energia esse hanno. Quindi servono per fare degli spettrometri, misurano l'energia delle particelle e potete apprezzare la dimensione dell'oggetto. Pesa più di 12.000 tonnellate, non è esattamente quello che ci serve portare nello spazio, ma per dirvi quanto è impressionantemente efficace e sviluppata la tecnologia dei superconduttori. Von Braun, sempre Von Braun, quando uno è visionario deve farlo fino in fondo,
si immaginò 50-60 anni fa anche degli schermi magnetici superconduttori per deflettere le particelle e poter quindi stare tranquillamente a lungo nello spazio. E fece questo tipo di schizzi, fece fare questo tipo di schizzi, il concetto è giusto, tecnicamente questa cosa non si può realizzare perché occorrono dei campi magnetici altissimi e delle correnti altissime che non sappiamo ancora oggi generare, ma il concetto è un concetto che è tipo quello che vogliamo realizzare noi. Questo è in realtà di nuovo la cosa più grande e complessa che abbiamo realizzato per l'esperimento AMS, un magnete superconduttore per lo spazio, ma vedete bene che le dimensioni sono un pochino più piccole di quelle che abbiamo visto in precedenza. Questo è un prototipo fatto a terra, completamente qualificato per essere usato nello spazio, è il più complesso magnete superconduttore, dobbiamo farlo eventualmente molto più grande. La Comunità Europea ha finanziato un progetto chiamato SR2S, Superconducting Radiation Space Shield, in cui l'NFN è coordinatore e coinvolto il CERN, i francesi, la SEA, Thales, CGS e la Columbus qua a Genova, con l'obiettivo di fare dei passi nella direzione di affrontare, possibilmente risolvere, o almeno di identificare delle vie per risolvere questo problema del grande schermo magnetico per gli astronauti. E abbiamo studiato disegni come questo magnete toroidale, le particelle entrando di qui vengono deflesse e tornano indietro. Ne abbiamo studiati anche di tipo solenoidale, il principio è sempre lo stesso, le particelle arrivano, vengono deflesse. Naturalmente, oltre al disegno, poi occorre disegnare una struttura che abbia le caratteristiche giuste, che resista alle forze in gioco, che possa essere a bassa temperatura, tutta una serie di condizioni di carattere tecnico, e che sia in grado di deflettere a sufficienza le particelle da poterle tenere lontane. Occorrono campi molto intensi, su volumi molto grandi. Questo è un esempio di una modellizzazione in cui una burst di particelle del Sole, quelle che abbiamo mostrato all'inizio, vengono deflesse efficacemente dal campo magnetico di cui stiamo parlando. In questo caso, questo schermo, per la parte delle particelle solari, funziona molto bene perché libera l'abitacolo dalle particelle stesse. E studiando con metodi di simulazione Monte Carlo il tipo di materiale, l'intensità dei campi, le loro caratteristiche e così via, si possono studiare la risposta delle varie caratteristiche senza costruire necessariamente dei prototipi, perché chiaramente è molto costoso e complesso, per capire qual è la configurazione e i materiali più adatti per questo tipo di studio. Questi tipi di studio potranno essere un domani utilizzate anche per inventarsi dei modi per schermare magneticamente una base lunare che è esposta allo stesso problema entro un fattore 2, perché la Luna comunque rappresenta per metà uno schermo dal basso verso l'alto. Rimane comunque, se ci stessimo per lunghi periodi, un problema legato alla mancanza di atmosfera e alla mancanza di un campo magnetico. Quindi sistemi che producano delle magnetosfere artificiali sono sicuramente interessanti per applicazioni di questo tipo. Bene, siccome sono a Genova, chiaramente è il caso di parlare dei cavi superconduttori nello spazio. I cavi superconduttori devono essere leggeri per andare nello spazio e possibilmente operare a temperature abbastanza alte per evitare la fatica di dover raffreddare a temperature vicine allo zero assoluto. E proprio grazie a questo progetto a Genova è stato sviluppato un nuovo cavo basato sul magnesio di boruro di magnesio, ma montato su una matrice di titanio che è particolarmente leggero rispetto a quello che era una volta lo stesso cavo in nickel. E in questo modo si è ridotto del 40% il peso del cavo, che è di fondamentale importanza per poter pensare dei progetti spaziali, ma in realtà è importante anche per applicazioni terrestri. La superconduttività è applicata in molti contesti, dall'NMR all'accumulo di energia, ai trasformatori di potenza, quindi fare dei passi avanti nella tecnologia dei cavi superconduttori ha degli impatti economici veramente rilevanti. Bene. E se non ci riuscissimo, e se questo tipo di fenomeno, di schermo per la radiazione non si rivelasse possibile, e se non riuscissimo come umanità a mettere assieme una flottiglia di 30, 40, 50 astronavi e fare quello che von Braun 60 anni fa ci proponeva,
C'è un modo di poter viaggiare nello spazio senza spostarsi, andare su altri pianeti senza doversi lasciare le pantofole? La risposta è sì. La nostra fantasia e l'intelligenza dell'uomo ci permette di fare delle cose assolutamente straordinarie. Noi siamo nel Sistema Solare, che è una stella, il Sole. La stella più vicina sta a 4 anni luce da noi, si chiama Alfa Centauro, e si immagina che intorno a quella stella ci possano essere dei pianeti, se non sarà quella sarà la prossima, di stelle il pieno del firmamento, sono centinaia di milioni nella nostra galassia, e immaginiamo che vogliamo andare su una stella che sta a 4 anni luce. Bene, se ci proviamo con i metodi normali, ci vuole molta pazienza. Questo piccolo punto blu è il Pale Blue Dot di Carl Sagan. Carl Sagan, famosissimo divulgatore americano, appassionato astrofisico, convinse la NASA, che mandava un Voyager, una di queste sonde che vanno al di fuori del Sistema Solare, ne abbiamo solamente 2 che stanno uscendo dal Sistema Solare, dopo 35 anni di viaggio, e dopo alcuni anni che viaggiava, li convinse a voltare l'astronave, a mandare il comando che prendesse una fotografia della Terra da 6 miliardi di chilometri, mentre stava andando all'esterno del Sistema Solare. E la Terra appare come questo piccolo puntino nel buio dello spazio profondo, e notate anche queste strisciate. È la polvere che è ancora residuale della nostra orbita, una polvere molto sottile, in alcuni punti sono le micrometeoriti che la notte di San Lorenzo ci capitano nel cielo, è la polvere che non siamo ancora riusciti a spazzare completamente nella formazione del pianeta Terra 4 miliardi 560 milioni di anni fa, quando si formò il Sistema Solare. Ricordate che il Sistema Solare si è formato 4, 5, 6, 7 milioni di anni fa. Lo sappiamo con buona precisione ed è facile da ricordarsi. Bene, un piccolo punto a 6 miliardi di chilometri. Sono passati 20 anni e il Voyager sta continuando la sua camminata ed è arrivato ai bordi della bolla che il Sole fa col suo vento solare prima di scontrarsi con le bolle delle altre stelle vicine. Quindi in questo gioco c'è una sorta di frangersi del plasma solare contro il plasma delle altre stelle che definisce una sorta di gigantesco ovoide che è il nostro sistema solare, e il Voyager sta uscendo in queste settimane, in questi mesi, da questa bolla. Ma se vogliamo andare alla stella più vicina ci vogliono 4 anni luce, che alla velocità del Voyager corrisponde, mi pare, a 200.000 anni. È un tempo senza senso per noi. Gli egiziani, cos'erano, 8.000, 9.000 anni fa? La nostra società avrà 200 anni di quella che ha formato la rivoluzione industriale, le invenzioni più importanti, la fisica, l'astronomia, ha 50 anni. 250.000 anni è un numero per noi assolutamente privo di significato dal punto di vista culturale, sociale, e per cui non sono numeri che si possono considerare per un viaggio interplanetario. Però, come vi dicevo, abbiamo trovato un modo per andarci senza muoverci, perché gli astronomi sono riusciti a sviluppare delle tecniche così sofisticate per guardare le stelle che si accorgono quando davanti ad esse passa un pianeta. E cercando, qualche anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, nel sistema stellare chiamato Gliese 581, è il nome di una stella, hanno trovato una serie di pianeti, è una nana rossa, una stella, e hanno trovato che ha un certo numero di pianeti che le passano davanti, e gli astronomi, guardando attentamente la luce di questa stella, capiscono quanti sono, quanto sono grandi e a che distanza si trovano, e hanno trovato che il sistema planetario della Gliese 581 contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pianeti chiamati B, F, C, D, G, E, questa è la Terra. Bene, uno di questi, il Gliese 581G,
è a una distanza dalla sua stella tale che si può considerare che sia fatto di contenga l'acqua in fase liquida e quindi a tutti gli effetti possa essere ospitale nei confronti di una vita biologica analoga a quella che c'è sulla Terra. Questo si capisce guardando un grafico come questo, in cui si mettono le stelle in unità dimensionali. Il Sole 1, il Gliese 581 è una nana, è più piccola, è circa 0,3, il 30% del Sole per massa, e c'è questa striscia blu che rappresenta quella che si considera zona di abitabilità. Se un pianeta casca all'interno di questa striscia blu, è simile alla Terra. E guardate caso, il Gliese 581G casca in pieno qua, così come la Terra casca nel suo intervallo. Marte anche ci casca nell'intervallo, ma è al bordo, infatti, un pianeta semi-abitabile. Si è seccato completamente, Venere è fuori, infatti, è mefitico. Bene, il Gliese 581G è perfettamente all'interno della zona di abitabilità. Quindi è possibile che contenga acqua, è possibile che nella sua evoluzione abbia ospitato quello stesso misterioso fenomeno che ha portato alla comparsa della vita sul nostro pianeta. Oggi conosciamo migliaia e migliaia di pianeti, di stelle lontane, fatte guardando con telescopi a terra o nello spazio, quindi letteralmente con le pantofole ai piedi. Alcuni di questi hanno le caratteristiche di essere terra-like, simili alla Terra. Ormai se ne trova uno alla settimana, questa è una cosa di qualche anno fa, ve ne potrei regalare un centinaio. E si sta sviluppando degli strumenti sempre più raffinati per incominciare a vedere controluce della stella tracce dell'assorbimento dell'atmosfera del pianeta. È come se noi ci mettessimo su Giove o ancora più lontano e guardassimo il Sole, ci passa davanti la Terra, che è un puntino piccolo rispetto al Sole, quindi praticamente determina un piccolo calo in luminosità, e siccome la luce del Sole passa sui bordi del pianeta, nella sua atmosfera, e viene assorbita e cambia colore, noi guardando il tenue cambiamento di colore capiamo che c'è un'atmosfera di ossigeno e azoto, e magari con un po' di tracce di materiali organici che possono riportarci a una identificazione di fenomeni biologici o al fenomeno delle piante o quant'altro. Ci si sta attrezzando per questo, ci sta attrezzando per andare sui pianeti lontani, molto più di 4 anni luce, anche 100 anni luce, 200 anni luce, non muovendosi da casa. Ma se vi tentasse il viaggio interstellare, se veramente voleste farlo, lasciando per un istante da parte il problema dello schermo magnetico e la protezione delle particelle, se avete un reale, assoluto desiderio di prendere, dire ciao agli amici e andarvene dall'altra parte della galassia, è fantascienza o si potrebbe fare? Bene, quello che sto per mostrarvi è una animazione basata su principi fisici veri che vi mostra che si può fare. Non vi dimostra che è alla portata della tecnologia odierna, è molto distante da quello che possiamo fare, ma vi voglio mostrare che la fisica non ci impedisce di attraversare in linea di principio la galassia in 80 anni. Non di andare alla stella vicina in 250.000 anni, che vuol dire un non nulla, l'intera galassia in 80 anni. Allora, vediamo di capire come diavolo è possibile fare una cosa del genere. Come dice il proverbio inglese, there is no free lunch, pagheremo qualcosa per quello che andremo a fare fra pochi minuti, però il risultato, vedrete, è stupefacente. Allora, pensiamo un po' a alcuni numeri. Un anno luce sono 9 in 10 alla 12 chilometri, sono 9.000 miliardi di chilometri. Tanto per avere un'idea, il Sole sta a 150 milioni di chilometri, 8 minuti luce. Se di giorno il Sole si spegnesse, per 8 minuti avremo ancora luce e poi verrebbe il buio.
i rover marziani Curiosity, quando gli dico come stai, passano 8 minuti, perché sono praticamente lontani come il sole, sto bene, altri 8 minuti, è noiosissimo, ma piano piano lo scambio di informazioni avviene. Un anno luce è questa quantità smisurata di chilometri. Saturno è a un'ora luce, ancora più noioso comunicare con i Saturnidi, però si può fare. Con la tecnologia attuale, sostanzialmente gli shuttle, i missili a combustione chimica, ci vogliono 7 anni per andare su Cassini, su Saturno. Proxima Centauri è a 4 anni luce, sono 35.000 ore luce, sono circa 250.000 anni di viaggio. Hai voglia a telefonare come stai? Qui c'è un problema sostanziale. Il più distante pianeta extrasolare scoperto ad oggi sta a 300 anni luce e la galassia è larga migliaia di anni luce. Bene, come ci si va nello spazio? Beh, si va all'interno della stazione spaziale, un posto particolarmente stretto, disordinato, puzzolente come poche cose al mondo, perché non si può mai aprire la finestra, si può filtrare l'aria dai gas nocivi, ci deve essere ossigeno fresco, altrimenti la gente muore, ma l'odore dei calzini non si può filtrare. E dopo un po' dicono che gli astronauti, quando arrivano lassù, già stanno male di loro e poi entrano in questa atmosfera contaminata e stanno ancora peggio per alcuni giorni, fino a che si abituano, perché poi l'uomo si abitua a tutto, anche a un'aria molto viziata. Bene, dentro questo tipo di struttura, che vedete qui nelle fotografie, i nostri astronauti ci stanno chi per 6 mesi, chi per 1 anno, nessuno c'è mai stato per 2 anni, per 3 anni, per 5 anni, perché non è, al di là di quello che si può immaginare, una vita facile stare in orbita, perché per esempio le radiazioni, abbiamo già parlato, ma di quello non ce ne si accorge subito, i muscoli perdono forza, le ossa si decalcificano perché non sentono più lo stimolo della gravità, esistono varie forme di disturbi, si perde molto liquido, si parla sempre con quelle 3-4 persone che ci sono in giro, si fanno sempre gli stessi movimenti, insomma ci sono dei problemi anche di carattere psicologico. Bene. Supponete che voi siate in grado di resistere in un ambiente del genere e dire benissimo, accetto, questa è una parte facile, ci sono pronto a starci per degli anni, non preoccupatevi, mandatemi che io voglio fare il mio viaggio. E allora il problema è benissimo, a che velocità vogliamo spostarsi? Perché 250.000 anni, anche se ho voglia di spostarmi e aspettare molto pazientemente, non ci vivo 250.000 anni. Questa è una storia della velocità. Negli anni 770 si inventa la bicicletta, il chariot con le 2 ruote e si va a 10 miglia l'ora in bicicletta, 15 km all'ora. Nel metà dell'Ottocento si inventa il motore a vapore. E si incominciano ad avere le prime macchine e si arriva piano piano ad arrivare a 60, 70, 80 miglia all'ora, al 100 km all'ora era il limite di quei tempi. Nel 1950 o 40 si inventa il motore jet per gli aeroplani e si incomincia ad andare a Mach 1, alla velocità del suono, a superare il limite del suono. Da allora siamo arrivati qui. 2014, cosa abbiamo avuto? Che alcuni strumenti artificiali, come lo Sputnik, il Voyager, alcuni satelliti, hanno acquisito una velocità fuori dall'atmosfera, fuori dalla Terra, che raggiunge le 20, 30, 40 miglia al secondo, 60 km al secondo. Tanto poco, dipende dai punti di vista. Nello spazio, a terra è una velocità impensabile, nello spazio è una buona velocità. Ma se noi seguissimo questa linea nel 2075, se la seguissimo, potremmo arrivare
ipoteticamente a viaggiare alla velocità della luce con tecnologie ancora da scoprire. Se invece la linea seguisse questa qui, tutto ciò accadrebbe nel 2500. Scusate, nel 2500, quindi un tempo molto più lontano. Benissimo, voi capite che se vogliamo andare dall'altra parte della galassia, sarà il caso che io mi doto di velocità prossime di quelle della luce. Ma che cosa succede quando io vado a velocità così alte? A un certo punto entra in gioco la relatività ristretta, che è una teoria super verificata, che Einstein ha inventato all'inizio del secolo scorso, e che dice una cosa molto semplice. Se io rispetto a voi mi muovo con velocità costante molto alta, quindi alla velocità prossima della luce, il mio orologio rispetto al vostro orologio va molto lentamente. Il vostro orologio rispetto al mio orologio va molto lentamente. Le distanze che io vedo andando veloce si stringono, i tempi si allungano. Però se i due sistemi, io e voi, si muovono di modo relativo, uniforme, il mio punto di vista è ugualmente valido al vostro. Ma se io incomincio ad accelerare, e lo faccio per un periodo piuttosto lungo, rispetto a voi che non accelerate, il mio orologio rallenta rispetto al vostro e non riprende più, cioè io sto letteralmente vivendo più lentamente. E quando mi fermassi e confrontassimo gli orologi, mentre se le due velocità erano uguali e non stavo accelerando, tornano ad essere uguali, quando io accelero e poi mi fermo e torno indietro e torno ad accelerare e confronto gli orologi dei due sistemi, il mio è rimasto indietro di una quantità misurabile. L'hanno fatto con gli aeroplani di alta quota. Se uno fa il giro del mondo con un orologio atomico e poi si ferma, quell'orologio ha battuto qualche microsecondo in meno del corrispondente orologio che sta a terra. Quindi un effetto misurabilissimo. Bene, forse state incominciando a capire dove sto andando a parare. Supponiamo di fare un razzo così straordinariamente potente che è in grado di raggiungere velocità vicine a quelle della luce. Questo è un Saturno, il più grande razzo mai costruito che ci è servito per andare sulla Luna. È un giocattolo in confronto a quello che ci serve. Io ho detto che è possibile dal punto di vista della fisica. Tecnicamente è una sfida impensabile ad oggi. Quello che ci servirebbe non è un Saturno, ma ci servirebbe una macchina di dimensioni mostruose, in grado di continuare a spingere e accelerare per anni, 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 in modo significativo, senza mai fermarsi. Una macchina del genere, questa chiaramente è una ricostruzione fantascientifica, dovrebbe essere messa in atto in orbita, contenere una quantità smisurata di energia, di tipo nucleare o di tipi di qualche altra forma non meglio identificata, che permetta di spingere questo oggetto per un tempo molto lungo. Questa macchina, a un certo punto, messa in orbita, potremmo accendere il motore, i motori, ecco l'accensione, si staccano le infrastrutture, i motori cominciano a spingere, spingono a un'accelerazione confrontabile a quella che abbiamo sulla Terra, ma lo fanno senza sosta, senza mai fermarsi, e continuano a spingere. Bene, una macchina del genere, dopo un paio di settimane, passerebbe l'ultimo dei nostri pianeti
del Sistema Solare. Continuerebbe ad accelerare, sono ancora velocità piccolissime rispetto alla luce. Dopo 2 anni di spinta ininterrotta, raggiungerebbe il 50% della velocità della luce. Ancora non è un granché, gli effetti relativistici sono ancora abbastanza piccoli. Dopo 4 anni di spinta, 1 ora passata su questa macchina corrisponde a 2 ore sulla Terra. Dopo 6 anni di spinta, si arriva al 99% della velocità della luce. 1 giorno passato su questa macchina è 1 anno sulla Terra. Andando su questa macchina, dopo 80 anni, si arriverebbe dall'altra parte della galassia. Che cos'è che paghiamo in tutto questo? È che nel frattempo sono passati centinaia di migliaia di anni sulla Terra. La Terra che ci ricordiamo noi non c'è più. Siamo andati dall'altra parte della galassia, siamo un po' invecchiati, tanto poco dipende dai punti di vista, non possiamo tornare indietro così facilmente, stiamo andando velocissimi, per fermare ci metteremo 10 anni naturalmente, quindi abbiamo pagato un prezzo piuttosto elevato, ma siamo arrivati, entro la vita di un uomo, dall'altra parte della galassia. Questa idea, sapete chi l'ha avuta? Steve Hawkins, un uomo che non si può neanche alzare le sue pantofole, ma che ha pensato a una macchina che gli permette, che permetterebbe tecnicamente, rispettando i principi della fisica, di attraversare la galassia all'interno di una vita umana. Bene, con questo pensiero su cosa può fare la mente dell'uomo, su cosa potenzialmente potrà portarci un giorno la tecnologia, finisco il mio seminario con due domande. Da dove veniamo? Beh, molti dicono che veniamo dallo spazio, che le comete portandoci l'acqua hanno anche portato tracce delle molecole organiche fondamentali da cui nasce la vita. Forse è una buona tesi questa. Le comete sono un modo molto efficace di viaggiare per molti milioni di anni nello spazio, trasportando anche, chi lo sa, tracce di vita. Dove andiamo? Verso lo spazio? Forse. Perché dopo Marte, per andare alla prossima stella, occorre veramente avere una fantasia, un'immaginazione, una tecnologia che oggi non abbiamo, e prima di andare su Marte passerà qualche decina di anni. Qualche ragazzo che qua oggi magari ci riuscirà, certamente non è la mia generazione. E con questo io vi saluto, con questo pensiero di Jules Verne, che qualsiasi cosa un uomo possa immaginare, altri uomini la possono realizzare, per cui forse anche quello che ha immaginato Hawkins nella sua sedia a rotelle, chissà che magari altri uomini un domani non possano realizzare. Vi ringrazio. Se ci sono delle domande. C'è una persona là. Secondo me il modo migliore per fare il viaggio interstellare è lo spazio-tempo, perché comunque 80 anni uno sarebbe un po' invecchiato. Cioè annullare praticamente il tempo è l'unico modo per fare il viaggio interstellare, se no avremo 80 anni e in più appunto la Terra è passata migliaia di anni, non potremo più tornare sulla Terra, quindi l'unico modo è quello secondo me. Grazie. Sì. Intanto la ringrazio
sentite? Sì, ecco. Adesso sì. La ringrazio anche per quella bellissima lezione che c'è su YouTube sulla meccanica quantistica, che è il motivo per cui sono qua. Ho apprezzato molto e mi sarebbe piaciuto che questa lezione fosse durata molto di più per questi bellissimi temi, ma mi domando il limite di quello forse che lei ha detto e che abbiamo visto delle prospettive rispetto a quello che noi conosciamo in maniera diretta, cioè ho visto una nave stellare che si muoveva di una propulsione nota su principi einsteiniani della relatività, su principi newtoniani, no? Ma mi ricollego proprio a quello che è invece la meccanica quantistica e qualcosa, quella bellissima frase che lei ha detto, qui giochiamo con qualcosa che ci può spaventare, qualcosa che non conosciamo, no? E in questo senso, sempre rispetto a quello che ho sentito questa sera, che a un certo punto mi sono sentito un po' impotente, dico, ma allora Dio ha deciso che non ci dobbiamo muovere di qua? Ha deciso che non possiamo vedere oltre? Che non possiamo sapere da dove veniamo, dove andiamo? Quindi per lei che è una persona di scienza, dico, qual è l'altra prospettiva di quello che non ha parlato stasera? Cioè, quali altre strade sconosciute voi intravedete per muoverci? Oppure lavorate nella speranza che qualcun altro faccia qualche cosa che oggi non vi è dato di conoscere? Grazie. Prego. Vorrei rispondere a questa domanda subito perché tocca molti temi affascinanti. La scienza per sua natura è curiosità e per sua natura è curiosità dell'ignoto. Qualcosa che non si sa, può anche essere una cosa banale, uno può essere anche curioso di alcune regolarità del traffico di Genova, oppure può essere curioso di capire come fare a fare una missione interplanetaria. Ma è curiosità di qualcosa che non si sa. E quindi questa caratteristica che grazie al cielo l'uomo ha in maniera così marcata, rispetto probabilmente a gran parte degli altri animali, secondo me l'uomo, anche le scimmie, anche i delfini, cioè, l'intelligenza è curiosa per sua natura, è quello che è veramente il motore ultimo, perché per molti anni ci fa stare su qualcosa e poi improvvisamente qualcuno, incuriosando in qualche angolo buio, trova un percorso, trova una visione, trova una spiegazione che agli altri è sfuggita. Pensiamo a cosa ha fatto Einstein, il ventenne Einstein all'inizio del secolo scorso, o il 23enne Schrödinger con la meccanica quantistica, e il fatto che non si trovino tutti i giorni scoperte di fisica, ma se ne trovino di biologia, di astrofisica, di matematica, piuttosto che di genomica, non è un problema, nel senso che la scoperta è lavorare sul bordo, sul limite, è una cosa, il limite è frastagliato, in alcuni casi si corre per tanto tempo e si fanno scoperte importantissime in un settore, poi ci si ferma per 100 anni e si fanno scoperte in un altro. Probabilmente per arrivare a fare una cosa di questo tipo occorreranno trovare il modo di fare computer superpotenti, automi in grado di fabbricare macchinari complessissimi, un utilizzo dell'intelligenza globale tipo internet alla ennesima potenza, chi lo sa? Il bello è proprio questo, chi lo sa? Perché se lo sapessimo, intanto saremmo capaci di rovinarlo, perché molto spesso le cose che si sanno, poi si incomincia a discutere, poi si incomincia a fare gli accordi, poi si incomincia a fare le pianificazioni e poi si perde la capacità di correre al di là dell'ostacolo e del bordo. Quindi sì, è vero, io come tutti quanti i miei colleghi scienziati speriamo che qualcun altro faccia una scoperta, magari noi, ma la cosa più importante è che qualcun altro la faccia questa scoperta, e quasi sempre le scoperte le fanno menti giovani. Difficile fare scoperte nei settori tecnologici o scientifici quando si hanno menti più mature, perché le sorprese vengono in mente a chi sta cercando e non a chi ha già trovato. Quindi sì, ci aspettiamo che vengano delle scoperte importanti. La scienza è giovanissima.
quest'anno è il 450° anno della nascita di Galileo, che si dà per scontato essere un po' un riferimento importantissimo. La scienza è giovanissima rispetto alla civiltà dell'uomo. Poi anche i progressi scientifici, Newton abbiamo avuto, no? Poi gli ultimi 150 anni sono stati clamorosamente importanti, ma sono l'astrofisica ha scoperto negli ultimi 50-60 anni le cose più importanti. Sono tutte cose che stanno esponenzialmente crescendo, con sorprese quotidiane. In alcuni settori stiamo arrivando veramente ai bordi dell'universo. Nell'astrofisica vediamo il Big Bang, vediamo le tracce dell'inizio, riusciamo a contare le stelle dell'intero universo visibile, ma in altri settori non sappiamo ancora niente, non sappiamo cos'è la materia oscura, cos'è l'energia oscura. È molto frastagliato il bordo della ricerca. Il giorno che scoprissimo cos'è la materia oscura, cos'è l'energia oscura, magari certo tipo di meccanismi fondamentali che possono essere applicati per un viaggio interplanetario magari diventano evidenti e banali. Oggi sembrano impensabili, anche se possibili. Magari diventano evidenti e banali, quindi non c'è niente da fare. L'unica risposta è ricerca, 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 e mantenere le menti in grado di fare ricerca, in grado di curiosare, lasciarle curiosare, farle curiosare, dargli gli strumenti per curiosare sempre meglio in tutti i settori in cui è umanamente pensabile possono dare un risultato. Non ci sono altre risposte. Se noi sapessimo cosa ci aspetta domani, probabilmente sarebbe banale la vita e anche la vita scientifica. La cosa bella è che non sappiamo cosa ci aspetta domani. C'era un ragazzo che ha alzato la mano là. Buonasera. Io volevo chiedere riguardo al razzo di cui ha parlato prima per attraversare la galassia, la quantità di carburante che dobbiamo calcolarla in base al tempo scandito dall'orologio sull'astronave oppure da un orologio all'esterno dell'astronave? E soprattutto quanta energia ci vorrebbe in totale per un viaggio del genere? Grazie. Allora, ho fatto questa riflessione sulla seconda parte della domanda. Il tempo è quello sull'astronave, perché è un pezzo dell'astronave, quindi l'orologio che misura questa spinta sono di fatto gli 80 anni che servono a chi sta sull'astronave. È un'ottima domanda. Occorre spingere per 250.000 anni o per 80? Per 80. Che già è più facile, no? Perché 250.000 anni, voglia. Però, alla fine di questa operazione, questa astronave ha raggiunto per ogni particella che la compone un'energia che supera la sua massa a riposo. Vale a dire, il carburante di cui stiamo parlando, che deve essere per forza carburante nucleare, siccome nello spingere ha spinto anche se stesso, deve essere riuscito a dare, consumandosi, a tutto il carburante non ancora bruciato o usato e a tutto il resto dell'astronave, un'energia che è molto maggiore della massa a riposo relativistica della particella. E questo non è facile. Non è facile. Quindi fare un conto, è una quantità di energia smisurata, credo che superi di tanti ordini di grandezza l'intero consumo del mondo ogni anno. Non ho fatto questo calcolo, è un numero secondo me senza... Infatti il problema grosso è dove si trova tutta l'energia per fare questo piccolo esercizio. Però in teoria è possibile, ma è tanta, ma è tanta. Tenete conto che noi sappiamo accelerare al 99, anzi di più, 99.999 volte per cento della luce le particelle dell'acceleratore di Ginevra, quelle che scontrandosi fanno il bosone di Higgs, vanno al 99.999% la velocità della luce, e per dare loro questa energia, sono dei protoni in questo caso, dobbiamo consumare, mi pare, quando funziona il dispositivo, sono 50-60 megawatt per accelerare un pennellino di 100 miliardi di particelle, un non nulla. Ecco, ti dà un po' la scala del problema. Ma no, questa cosa mi è piaciuta molto perché prima di vederla non mi rendevo conto io stesso che era possibile viaggiare nel tempo. Di fatto questo è un viaggio nel tempo, è possibile viaggiare nel tempo. Come si possono fare viaggi nel tempo per microsecondi su un aereo, si possono fare viaggi nel tempo di anni,
naturalmente in condizioni che non sono facilmente ottenibili. Perché il tempo, una volta che uno accelera, si disconnette dal tempo degli altri. E questo è un problema collegato strettamente al problema della meccanica quantistica, che se uno va a vedere in realtà cosa significa lo stato quantistico, è proprio a che vedere col fatto che se uno non disturba un sistema si comporta come se il resto dell'universo non esiste e viceversa, e da lì nascono degli effetti straordinari che sono proprio quelli che predice la meccanica quantistica. In qualche modo i sistemi, una volta che sono lasciati a se stessi, possono disaccoppiarsi dagli altri e fare invecchiare il resto dell'universo a una velocità spaventosa, oppure fare gli effetti dovuti alla meccanica quantistica. Vi faccio riflettere su una piccola cosa che mi ha molto colpito. Con questo criterio, lo stesso Einstein si domandava spesso: ma come vedrei il mondo se fossi a cavallo di un fotone? Perché il criterio con cui VMP ci permette, andando al 99% di C, di attraversare la galassia in 80 anni, un fotone l'attraversa in zero tempo, perché va esattamente a C. Quindi i fotoni che vengono dal Big Bang e ci hanno messo 13,7 miliardi di anni dal nostro punto di vista a raggiungerci, dal loro punto di vista il tempo non è passato e lo spazio è zero perché vanno a C. Quando io accendo una pila o una lampadina e faccio miliardi e miliardi di fotoni, faccio miliardi e miliardi e miliardi di sistemi per cui il tempo non passa e lo spazio che lo attraversano è nullo. Mentre per noi passa il tempo perché li vediamo muoversi e lo spazio è finito. Visto così l'universo è molto bizzarro. Visto da un fotone, noi siamo tutto ciò che ci caratterizza, il tempo che passa, gli spazi che ci sono finiti, no? Sono un effetto spurio dovuto al fatto che abbiamo massa. Se non avessimo massa non ci sarebbero tutti questi effetti spuri che rappresentano la totalità della nostra vita. Vabbè, queste sono le cose curiose che la fisica ci mette davanti agli occhi. Basta. Se non ci sono altre domande, ringraziamo ancora il professor Battistone.